Il regime di ricovero ospedaliero ad alta specialità o ad alta intensità è importante in alcuni casi di persone con sclerosi multipla. Diciamo sempre che la riabilitazione ha come setting ideale quello ambulatoriale e quello domiciliare a sclerosi multipla, però è vero che per una percentuale di persone è importante anche il setting ospedaliero, in particolare quando siamo di fronte ad una grave ricaduta in cui oltre ai bisogni riabilitativi sono necessari anche dei bisogni assistenziali che vanno verso il mantenimento della vita della persona in questo caso e che se dovesse passare questo provvedimento renderebbero estremamente difficile l'accesso appunto a strutture che hanno anche questo tipo di intervento non solo riabilitativo ma assistenziale disponibile.